questa nostra prima assemblea prevede un, il saluto da parte dell'amico Tino Bergamante a nome della LIDU e dell'Associazione Unità Repubblicana. Poi ci saranno gli interventi di Marco Marazzi e Francesca Mercanti. Ci saranno anche gli interventi di Giulio Ercolesi e Niccolò Rinaldi. Ovviamente gli interventi degli amici che vedranno continuare a portare il loro contributo alla discussione. Quindi senza perdere ulteriore tempo passo la parola all'amico Tino Bergamante per il discorso di saluto. Faccio presente che la LIDU ci ospita qui, ecco perché abbiamo invitato la LIDU anche a presentarci, perché questa è la sala della LIDU. Perché la LIDU ha ospitato, intanto non so chi conosce la LIDU, comunque la LIDU è la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, nasce da lontano, l'Ottocento Nathan la fondò sulla scia dei principi masiniani e delle leghe democratiche di Garibaldi. Salto subito, chi conosce Nathan è un di lunghi, periodo fascista, lascia l'Italia, la LIDU a Parigi, fonda insieme alla Federazione Francese la Federazione Internazionale del Droit de l'Homme, che ancora esiste, e che raggruppa 180 leghe nel mondo, in paesi democratici e no. Quindi questo è sostanzialmente il quadro generale. Che attività svolge la LIDU? Nel dopoguerra, naturalmente, dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riprende l'attività in pieno. Il lavoro si svolge attraverso l'attività di commissioni specifiche nei vari settori, giustizia, sanità, immigrazione, lavoro. Quindi qui operiamo, siamo un po' da supporto anche a certi lavori della Camera e del Senato, questo sarà, non so, e quindi questo è sostanzialmente. Che matrici, anche se apartitica, le matrici che si sono sostanzialmente, che hanno convissuto fin dall'epoca fascista, i dirigenti erano Saragat e Nenni, per esempio, in Francia, ma comunque la matrice repubblicana e liberale c'è sempre stata, quindi c'è tutto. A marzo scorso, prima del congresso repubblicano 47esimo, che insomma non è stato un congresso, è stata fondata una associazione Unità Repubblicana con lo scopo di riunificare, sostanzialmente rifondare il Partito Repubblicano. È un'aspettativa che c'è sostanzialmente in tutto il paese e quindi ci siamo presi alcuni promotori, quest'onere, abbiamo fatto un appello ha avuto seguito, una prima operazione, abbiamo così criticato l'Italicum appena uscito e abbiamo interessato anche tutto il Parlamento a questo. Però naturalmente la cosa è passata, andiamo avanti. Adesso l'ultima iniziativa che Unità Repubblicana ha è una lista per Roma, lista Nathan per Roma alle amministrazioni. C'è un progetto che verrà reso pubblico la settimana prossima, documentazioni in questo senso sia per Unità Repubblicana come per la lista, ci sono dei stringati foglietti via l'entrata. E a questo punto perché appunto l'Alde? Perché siamo ben lieti di aprire a un'iniziativa come questa qui e quindi abbiamo la sollecitazione di Claudio, ovviamente sapete. Adesso aperti naturalmente a collaborazioni, confronti, altro non resta che passarvi la parola e augurare un po' al quale parteciperò, perché tra l'altro io mi sono iscritto. Oh, bene.
volevamo iniziare, leggeremo le nostre slide, le quali poi ve le faremo avere, ma in maniera un po' più discorsiva a questo punto. Io e Francesca ci dividiamo la nostra presentazione. Come tutti sanno, a dicembre sono state delle elezioni in Italia, molto combattute, molto contestate, per la nomina dei coordinatori degli iscritti individuali ALDE. Quindi spiegheremo prima di tutto, perché non tutti di voi sono iscritti, cosa sono gli iscritti individuali ALDE, e poi spiegheremo cosa vorrei... spiegheremo quali sono i nostri obiettivi, quali sono gli obiettivi dell'ALDE in generale e quali sono i nostri obiettivi in Italia. Dopodiché lasceremo ampio spazio al dibattito, perché ci sono molte persone che sono venute qui. Chiederemo chiaramente di tenere gli interventi entro i 5 minuti, quindi non siamo come i radicali che fanno parlare per 20 minuti o di più, 5 minuti. Oltretutto annuncio e anche informo adesso che siamo su Radio Radicale e siamo anche ripresi dal nostro amico Gianni Colacione, che ha una web TV che si chiama liberi.it, vero? TV, liberi.tv, perfetto. Allora, cominciamo. Noi abbiamo chiamato questa presentazione Mission Impossible 6, perché ce n'è stata fino alla quinta. Questa è Mission Impossible 6 perché abbiamo tre obiettivi: rafforzare un partito paneuropeo, che è l'ALDE Party, fermare la diaspora liberale italiana, perché è una diaspora, e ampliare la base elettorale per il mondo liberale. Questi sono tre obiettivi molto difficili, ma ci siamo posti ci siamo dati questo compito di cercare di realizzarli. Cominceremo a spiegare prima cos'è ALDE Individual Members. Come vedete scritto, sono ALDE Party Individual Members, che è diverso da ALDE Party. Già cominceremo a spiegare questa cosa. Quali sono i nostri obiettivi in Italia? Come pensiamo di gestire la comunicazione? Alcuni di voi sanno che esiste una pagina Facebook molto frequentata di iscritti individuali Italia, dove ci sono state tutta una serie di discussioni su qual è il modo migliore di comunicare, eccetera. Poi parleremo di alcune iniziative concrete che stiamo programmando nei prossimi 2-3 mesi e poi apriremo al dibattito. Dopo il dibattito interverranno Giulio Ercolessi e lascio la parola a Francesca per spiegare qual è l'obiettivo di ALDE. Buongiorno a tutti. Anche io voglio salutare, come ha fatto Marco, sono contenta di avervi numerosi e so che c'è molta attesa per questo primo incontro. E è effettivamente un incontro ufficiale che fanno gli iscritti individuali di ALDE, e di questo io e Marco siamo molto contenti, perché crediamo molto in questo progetto. Io ormai diciamo che frequento le attività di ALDE da un po' di anni, prima perché ero affiliata con un partito, poi nel momento in cui mi sono iscritta più parte di questo partito ho deciso che volevo continuare comunque a fare attività, perché mi trovavo assolutamente nei valori espressi sia dal gruppo europarlamentare che proprio da ALDE Party. ALDE Individual Members in questi anni sta crescendo. A Budapest c'è stata un'assemblea, qua in questa sala era presente, ha visto quanta vitalità c'era, quanta voglia di fare c'era con tutti i nostri colleghi, non soltanto facenti parte dell'Unione Europea, ma anche di paesi che sono fuori dall'Unione, che però si sentono comunque europei e comunque condividono i nostri valori liberal democratici. Allora, qual è l'obiettivo dei membri individuali ALDE? È quello ovviamente di promuovere il liberalismo in Europa, per rafforzare i nostri valori di libertà individuali, per rafforzare il concetto di società aperta e di società aperta e libera. Gli iscritti individuali ALDE, attraverso una serie di passi e quindi una serie di iniziative che cercano di mettere in campo diciamo volontariamente, costruiscono una community paneuropea appunto fondata su valori liberali. Abbiamo uno steering committee in questa associazione, chiamiamola così, lo steering committee dei membri individuali di ALDE, che supporta tutti i membri individuali nella loro organizzazione a livello locale, regionale e nazionale.
per diventare chiaramente sempre più forti sul territorio. Lo steering committee è molto importante per noi, perché è a loro che noi dobbiamo rivolgere tutte le volte che abbiamo diciamo idea di formare gruppi di lavoro, gruppi tematici e di procedere poi alla realizzazione di questi. Il nostro rappresentante è Yuri Guayana, che stamattina non può essere qua perché lavorava, lui lavora il sabato, quindi quando è stata diciamo organizzata questa cosa non è stato consultato, quindi non ha potuto liberarsi dai suoi impegni lavorativi. Lui sarà chiaramente il nostro angelo custode e sarà la persona a cui noi dovremo sempre rispondere tutte le volte che decideremo o penseremo di dover prendere delle decisioni politiche, perché questo è molto importante. Ad individual members non è un partito e quindi noi non possiamo autonomamente prendere delle decisioni, dovremo comunque sempre fare in maniera corale e comunque sempre correlarci con lo steering committee, che a sua volta si relazionerà con il segretariato a Bruxelles, proprio di ALDE Party, che è proprio il partito in sé. Qual è l'obiettivo di ALDE Individual Members? Contribuire alla costruzione di una comunità paneuropea liberale, e questo piano piano lo stiamo facendo, a Budapest eravamo tantissimi, quindi questo vuol dire che effettivamente questa idea sta avendo successo. Rafforzare il liberalismo nei paesi dove non ci sono partiti liberali o sono molto deboli, questo vale soprattutto per noi, per l'Italia. L'Italia è un sorvegliato speciale a Bruxelles, abbiamo perso 8 parlamentari alle ultime elezioni, avevamo 8 europarlamentari del gruppo ALDE, adesso ne abbiamo 0. Questo significa che sono state sbagliate tantissime cose, soprattutto a Bruxelles, e sta a significare che noi individual members, che se siamo qui c'è una ragione, perché non ci vediamo più, non ci riusciamo a trovare in un partito che in questo momento è comunque un partito che rispecchia i valori liberali democratici, dobbiamo comunque darci da fare e cercare almeno noi di metterci d'accordo. Poi su questo se ne riparlerà in sede di dibattito. Contribuire a creare un movimento dal basso che appoggia altre parti e sviluppi politiche transnazionali. E infine, ecco che questo è molto importante, aumenti la visibilità e l'impatto di noi, quindi membri individuali, attraverso diversi strumenti. Sì, volevo sottolineare quello che dice Francesca. No, tanto poi ci scambieremo per attenerci, anche per rendere meno noiosa la cosa, perché già non abbiamo le slide con la musica, dove c'è il prossimo, eccetera. Ci passiamo anche questo, va bene, scusi. No, volevo sottolineare questo aspetto qui. ALDE Party sta cercando di creare un partito veramente paneuropeo, cioè non sta cercando di sta cercando di, attraverso iscrizioni individuali, di avere una forza politica paneuropea. E quindi è chiaro che può sembrare strano, dice, ma perché mi devo coordinare con lo steering committee se devo prendere delle decisioni o delle iniziative? Molto semplice, perché si vuole evitare che in Italia si prenda un'iniziativa, che ne so, per dire, contro l'immigrazione, e in Germania a favore, cioè bisogna in qualche modo coordinarsi, perché ALDE, è vero, ha delle posizioni programmatiche chiare su alcuni temi, però magari non sono specifiche. Quindi ripeto, il rapporto con lo steering committee, chi conosce i membri dello steering committee sa che sono persone abbastanza relativamente anche giovani e molto molto internazionali, molto europee, quindi conoscono anche la situazione italiana e quindi sono in grado di supportarci. E come diciamo, come cerchiamo di realizzare questo obiettivo, cioè come possiamo aiutare ALDE Party a aumentare anche la propria presenza in Italia, sperando poi che un giorno questa comunità che andiamo a creare sia in grado di riportare gli 8 parlamentari o 9 o anche di più al Parlamento europeo che mancano nelle file dell'ALDE. Ci sono, diciamo, iniziative, proposte che verranno presentate dai coordinatori, verranno presentate a tutti in coordinamento chiaramente con lo steering committee. Secondo punto è cercare di trovare una metodologia, diciamo, condivisibile per superare che cosa? Per superare tutta la logica delle sigle, perché se voi ricordate la manifestazione sulla privatizzazione della RAI c'erano 20 simboli e spesso a fare le manifestazioni c'erano 15 persone che rappresentavano 20 simboli. L'obiettivo quindi è quello di andare oltre le sigle attuali del panorama italiano e coinvolgere soprattutto gli iscritti sul territorio. Esempi di tematiche sulle quali ALDE Party si batte dappertutto, e quindi dovremmo batterci anche in Italia, sono i diritti civili.
in questo Alde Party in Italia individual members devono essere più avanti di qualsiasi forza politica, perché Alde a livello europeo è più avanti di qualsiasi altra forza politica sui diritti civili. Il laicismo sono due punti fondamentali e Alde è, si fa portatrice di questo valore a livello europeo ed è giusto farsi portatore di questo valore anche a livello italiano. La lotta alle rendite, a tutte le rendite, a tutti i tipi di rendite, le privatizzazioni, la riduzione del carico fiscale sulle aziende, sulle partite IVA, queste sono tutte quante tematiche in linea con i principi ALDE. La riduzione della spesa pubblica, soprattutto per amministrazione, sono tutte quante tematiche ALDE. L'equità intergenerazionale, quindi la riforma del sistema pensionistico, questo è stato un grande cavallo di battaglia dei Neos in Austria. Sull'Europa, siamo un partito paneuropeo, cosa dovremmo dire dell'Europa? Beh, le posizioni di ALDE sono chiarissime sull'Europa e sono sintetizzate, mi dispiace non potevo vedere la presentazione, in una parola, a Europe that works, un'Europa che funziona, cioè andiamo oltre questi appelli alla solidarietà perché ci vogliamo tutti bene e cominciamo a pensare invece all'utilità dell'Europa, ma per essere utile deve funzionare. Quindi il mercato unico deve essere completato, perché non è assolutamente completato. Le quattro libertà fondamentali devono essere aumentate, Cameron le vuole riportare indietro. Schengen, la gestione dei confini, Verhofstadt ne parla tutti i giorni, se non ci sono una gestione dei confini comuni, Schengen salta. La politica estera comune, ALDE è molto chiaro sulle posizioni di politica estera. Noi stiamo traducendo in italiano, per beneficio di tutti, le risoluzioni, le mozioni prese a Budapest, che sono una miniera d'oro, perché sono il risultato di dibattiti fra tutte le forze politiche che fanno parte di ALDE. Noi eravamo presenti, se vuoi aggiungere qualcosa. E per la prima volta a Budapest quest'anno, come delegati, c'erano due rappresentanti di ALDE Individual Members, che è stata la prima volta in assoluto, è stata anche una battaglia sia da altre parti, perché chiaramente i partiti non vedono di buon occhio questo, non vedono di buon occhio la partecipazione alle decisioni, a prendere decisioni da parte degli iscritti individuali, perché chiaramente tolgono forza al loro lavoro. Questa era andata bene, hanno accolto i nostri emendamenti alle diverse mozioni e erano due rappresentanti, di cui uno è tra l'altro fa parte dello steering committee, Chris Payak, che è un ragazzo tedesco molto 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 bravo. E, nulla, lo dico, lo voglio sottolineare perché questo fa capire quanto stiamo crescendo e quanta forza in realtà anche all'interno di altri parti stiamo continuando ad avere ed aumentare. Ecco, volevo dire, poi ripasso alla Francesca, che queste risoluzioni prese a Budapest sono per ora pubblicate su una pagina Facebook, un gruppo che è ALDE Individual Members, e sulla pagina Facebook Membri Individuali ALDE, che suggerisco tutti di visitare, la pagina Facebook di Membri Individuali ALDE, ma saranno poi distribuite chiaramente a tutti. Oltretutto, nella lingua inglese sono già disponibili sul sito ALDE Party, però sono in inglese, siccome qualcuno si era lamentato che fossero solo in inglese. Io ho le mie opinioni su questo, il partito paneuropeo dovrebbe essere in grado di comunicare in inglese, però vabbè, questo è un discorso che vedremo. E vorremmo lasciare Francesca continuare il discorso su come raggiungere gli obiettivi sulla questione delle campagne. Che tipo di campagne possiamo fare? Allora, è chiaro che il lavoro dovrà essere fatto su specifiche tematiche, soprattutto per coinvolgere non soltanto noi iscritti individuali, ma anche tutta quella parte di cittadini e di potenziali elettori che in questo momento sono insoddisfatti della politica attuale. Io faccio un esempio, perché conosco la Toscana, perché mi sono sempre impegnata a livello regionale. In Toscana come iscritta individuale ho trovato interesse da parte anche di tante persone che comunque non sono ancora iscritte, perché in questo momento hanno quasi paura, no, a dare fiducia a un'organizzazione politica che però non riescono a trovare una loro collocazione, ma al momento stanno lavorando attivamente attraverso le piccole associazioni ma anche a livello individuale su temi di tutti i tipi, soprattutto quelli ambientali, quelli che riguardano la partecipazione democratica alle istituzioni civili. Ecco, noi dobbiamo riuscire a dare l'esempio
e a captare queste persone, perché la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita civile è importante ed è fondamentale, soprattutto per un'associazione come la nostra che è fondata praticamente sul, diciamo, il lavoro volontario dei singoli individui. Quali sono le campagne? I temi chiaramente sono quelli che ALDE rende ufficiali, sono le posizioni che ALDE prende su tutti i temi. Ora chiaramente la maggior parte sono temi di livello, diciamo, a livello europeo. Ciò non toglie che comunque noi non si possa impegnarci comunque in campagne che chiaramente abbiano rilevanza nazionale. Questo perché se anche ALDE vuole che effettivamente si rafforzi un partito liberale democratico in una nazione, è chiaro che poi prima o poi anche noi dovremo prendere delle punte comuni. Comune condivise sui vari temi. Il proselitismo, noi dovremmo città per città fare campagna, fare passaparola, cercare dei loro ideali, dalle università, le associazioni di imprenditori, le associazioni professionisti, i gruppi chiaramente più europeisti e anche diciamo tutte quella parte di iscritti liberali che gravitano adesso magari intorno ad altri partiti. Chiaramente mi riferisco soprattutto al PD, dove esiste un'ampia fascia di liberali democratici che o per motivi di lavoro o per motivi anche comunque di volersi impegnare in qualcosa di concreto, non avendo trovato un'aggregazione forte liberale democratica fuori dal PD, per adesso rimangono lì. Anche su questo bisogna lavorare, poi è chiaro che bisogna trovare una posizione, ripeto, condivisa, comune, è un lavoro lungo e non sta davvero all'altra parte poi decidere. È un dibattito che io lancio, che poi insomma si dovrà a prima o poi aprire. Importante, gli eventi. Su questo ora passo la parola a Marco, perché è una persona molto organizzata e precisa, già l'avvocato ha già una bella idea degli eventi su cui partecipare. Sì, è chiaro che ALDE in Italia lo conosciamo noi in questa stanza, ma al di fuori di qui, a parte qualche altro migliaio di persone in Italia, sarà un po' difficile che la cittadinanza più ampia lo conosca. Qual è il modo per farlo conoscere? Quello di fare eventi, fare seminari, fare iniziative specifiche su alcuni temi. Su questo lasciamo la libertà ai singoli iscritti sui territori di organizzarsi, perché non ha senso fare un'iniziativa a Milano pensando che la gente venga da Roma. Questa è un'eccezione. Oggi l'evento di oggi è soprattutto per farci conoscere, era iniziare, perché gli iscritti individuali non si conoscono l'uno con l'altro. Addirittura ho visto persone che stavano nella stessa regione che non si conoscevano ancora e si sono conosciute oggi, quindi questo è importante. Però ripeto, per quanto riguarda gli eventi, vorremmo che gli eventi fossero organizzati su questioni concrete. Faccio un esempio: l'8 febbraio a Milano organizzeremo probabilmente il primo dibattito italiano sul TTIP, sul trattato fra Stati Uniti e Unione Europea, con due pro e due contro, e un dibattito pubblico. Questo non è mai stato fatto, che io sappia, perché si fanno o presentazioni unilaterali, in cui si dice quanto è bello il TTIP, o si fanno delle presentazioni contro, che c'è la campagna no TTIP. Altro esempio positivo, il Liberal Camp. Chi conosce il Liberal Camp sa che è stato già organizzato per 2 anni a Torino, ne organizzeremo uno ad aprile a Milano, e speriamo di organizzarlo anche in Veneto, se Davide Sguazzardo si dà da fare e gli altri, per cercare di proprio portare insieme il mondo, diciamo, liberale in quella che è una fiera, una specie, non la voglio usare, una specie di Leopolda liberale, ma diciamo, la chiamiamo in questo modo. Questi sono esempi concreti. Non lo dovevo dire, vabbè. Sono esempi concreti. Esempi invece negativi, secondo l'opinione mia di Francesca, poi magari altri possono dissentire, sono convegni su il liberalismo o su Hayek. Cioè, questi convegni qui sono autoreferenziali, tenderanno a partecipare solo persone del nostro ambiente. Ci scanneremo per 3 ore su cosa significa il liberalismo oggi, su cosa diceva esattamente Hayek,
cosa dicevamo von Mises, e non avremo nessun tipo di visibilità fuori da questo ambiente in cui abbiamo. Questa è la nostra, diciamo, opinione. Si possono fare questi eventi, chiaramente, ma non sono eventi in cui Alde si presenta al pubblico. Passiamo alla comunicazione, argomento molto spinoso. Siccome Francesca è un'esperta di comunicazione, passo la parola. No, volevo aggiungere anche un'altra cosa su cui mi è venuta in mente. Per quanto riguarda il steering committee e comunque altre parti, noi avremo anche la possibilità di poter organizzare corsi finanziati dal genere della Fondazione Friedrich Neumann, ma comunque anche direttamente da altre parti, su determinati argomenti. Uno che io ho buttato, diciamo, allo steering committee a Budapest era su le tecniche di fundraising e crowdfunding, che per noi, credo, se abbiamo effettivamente intenzione di andare avanti seriamente, sono tutte cose di cui avremo bisogno, perché chiaramente le risorse finanziarie non sono poi elevate e avremo bisogno di fare in questa fase almeno, e noi avremo comunque bisogno di questo tipo di formazione. Cercheranno di organizzare in Italia anche corsi di formazione proprio più politici con rappresentanti dei NEOS o europarlamentari. Su questo avete la mia parola e la parola di Marco e comunque la parola dello Steering Committee, che un aiuto ci sarà su argomenti che per esempio prevedono la partecipazione di europarlamentari, avremo il loro appoggio, e questo per noi è anche finanziario, questo veramente per noi è molto importante, perché si possono effettivamente, anche con risorse comunque limitate, organizzare delle cose interessanti. Ora veniamo alla comunicazione. L'idea è quella di trovare una piattaforma per discutere temi politici o creare gruppi di lavoro tematici, un po' come sta già succedendo su Slack. Magari non tutti sanno cos'è Slack. Slack è una piattaforma che si trova sulla rete, che è tipo una chat, ma in realtà non è proprio una chat, è un posto dove si possono comunque lavorare su documenti condivisi, un po' come Drive, un po' come Dropbox o cose di questo genere. È comodo perché non si limita a una discussione, a mera discussione, ma dà la possibilità a tutti di partecipare attivamente, quindi scrivere propri documenti, correggere. Diciamo che per esempio per quanto riguarda i membri individuali a Budapest, per gli emendamenti e risoluzioni, tutte le discussioni sugli emendamenti e le risoluzioni finali da parte degli individual members sono state fatte attraverso Slack. Comunque c'è anche Google Drive o Dropbox. L'utilizzo della pagina ufficiale ad Individual Members Italia di Facebook per promuovere le iniziative italiane e le decisioni e le iniziative dello Steering Committee e di Aldi, sia il gruppo che il partito. Inoltre, questo lo consiglio a tutti, l'utilizzo dei propri account Twitter, chi ce l'ha, quando si partecipa alle iniziative ufficiali. Twitter è molto comodo perché permette di far girare istantaneamente diversi argomenti e diversi temi. Con un minimo di conoscenza dei trend topics, degli hashtag e cose di questo genere, è facile poter creare anche noi un circolo virtuoso dove far appunto circolare le nostre idee sulla rete. So che magari vi sembrano strumenti un po' strani, però in realtà la comunicazione adesso gira tutto su questi strumenti qui, quindi è inutile starsene da soli. Io Twitter l'ho uso tantissimo e consiglio a tutti voi di farlo, perché rispetto a Facebook per esempio dà la possibilità di entrare anche in discussioni, diciamo, un pochino più generalizzate, più aperte, farci conoscere veramente il mondo esterno. Rapporto con i media e con la stampa. Soprattutto questo sarà compito dei coordinatori locali di dare più possibile visibilità alle nostre iniziative, che significa prendersi la briga di scrivere dei comunicati stampa, magari ufficializzati da me e Marco, perché siamo in questo momento magari il giudice ad avere un ruolo che ma proprio si avvicina lontanamente al ruolo di tipo politico, perché poi in realtà non sono nel ruolo politico, però magari potremmo dare una mano anche a trovare magari i canali giusti, no? Quindi la massima visibilità anche sui media. Allora, l'importante, noi coordinatori abbiamo preso questa decisione, che ci sembra forse la cosa migliore da fare. Non vogliamo commentare le opinioni personali espresse su gruppi o pagine correlate ad altre che non sono ufficiali. Questo perché se tutte le volte noi ci mettessimo a commentare o a rispondere alla richiesta di un commento da parte di una qualsiasi persona, oltretutto magari nemmeno
un iscritto individuale di ALDE, noi nella nostra vita non faremo nient'altro. Cioè, passeremo a rete. Voglio chiarire perché sta già sta succedendo. Cioè, ogni volta che c'è una discussione su qualche pagina Facebook di temi liberali, qualcuno tagga me o Francesca: cosa ne pensate? C'ho ragione io, vero Marco? C'ho ragione io, vero Francesca? E in quel modo, cioè, ci veniamo obbligati a fare a prendere delle posizioni che poi automaticamente magari qualcuno può pensare siano posizioni dell'ALDE, che invece magari è la posizione mia o di Francesca. Ecco perché vogliamo chiarire questo. I relatori quindi non sono responsabili per le opinioni espresse dagli altri iscritti, questo è ovvio perché siamo tutti liberi e non è giusto. Soprattutto quando queste opinioni sono... Mentre per quanto riguarda gli inviti, organizzazione degli eventi, le comunicazioni, il far girare i documenti, tutto questo sarà fatto girare tramite la mail e mai su Facebook. Anche perché poi si creano dei trend antipatici, incompressioni o cose di questo genere. Mentre se indirizziamo a tutti gli iscritti, oltretutto se si parla proprio di cose nostre interne, è anche giusto farle girare tra di noi. Questo per rispondere a dei quesiti che sono venuti di recente, perché non tutti usano Facebook, non tutti sono sulle pagine dei nostri diciamo ufficiali di ALDE individual members, e quindi non vogliamo che persone vengano escluse semplicemente perché non hanno tempo di andare su Facebook tutti i giorni. Abbiamo tutte persone che lavoriamo e quindi abbiamo meno possibilità. L'ultima cosa che volevamo dire, l'ho detto in maniera abbastanza già prima, quando abbiamo discusso di quali sono gli strumenti di comunicazione e di espansione anche delle nostre iscrizioni in Italia, e sono gli eventi a breve che stiamo pianificando, e chiaramente aspettiamo suggerimenti da tutti voi su cosa si può organizzare nei vostri territori che possa avvicinare i cittadini ad ALDE Party o comunque al liberalismo in generale, quindi ai liberali europei. Il primo evento subito dopo questo di Roma sarà il dibattito sul TTIP a Milano l'8 febbraio. Il secondo sarà il 12 febbraio, un convegno sulla difesa europea, sull'esercito europeo a Torino. Sembra un argomento teorico, ma non lo è, perché si parlerà anche di terrorismo, eccetera. Abbiamo invitato degli esperti, cioè Alessandro Politi, che spesso sulla 7, abbiamo anche Claudio Bertolotti. Forse, ma non lo voglio confermare, potrebbe venire anche addirittura Hans van Balen, che è il presidente di ALDE, perlomeno l'abbiamo invitato, vediamo se riesce a venire. E il terzo evento programmato già per marzo è a Verona, sul Schengen e su immigrazione. Abbiamo scelto Verona perché i veneti sono particolarmente sensibili anche a questi argomenti riguardanti l'immigrazione, e utilizzeremo questo evento per presentare ALDE. A Verona abbiamo uno dei pochi, saranno forse due o tre, consiglieri comunali iscritti individuali ALDE, che è Giorgio Pasetto, che è iscritto individuale ALDE, e lui ci darà appunto la possibilità di fare questo evento nell'ambito delle strutture del comune, con quindi una forte partecipazione. Poi ci sarà il Liberal Camp a Milano, che segnatevi la data, è il 17 aprile. Abbiamo qui un'organizzatrice del Liberal Camp, Lorena Villa, alzati, dai, non ti... ecco. Alcuni di voi già la conoscono benissimo, e quindi sarà il Liberal Camp a Milano.